Pace e bene a tutti, benvenuti, bentornati anche oggi, 13 ottobre. Noi ricordiamo la beata Alexandrina Maria da Costa. Ascoltiamo. Alessandrina Maria da Costa nacque a Balasar, in provincia di Oporto, in Portogallo, il 30 marzo 1904. All'età di 14 anni avvenne il fatto decisivo per la sua vita. Era il Sabato Santo del 1918. Quel giorno lei, la sorella di Olinda e un'altra ragazza erano intente nel loro lavoro di cucito, quando si accorsero che tre uomini tentavano di entrare nella stanza in cui si trovavano. Nonostante le porte fossero chiuse, i tre, nel tentativo di usarle violenza, riuscirono a forzare le porte ed entrarono. Alessandrina, per salvare la sua purezza minacciata, non esitò a gettarsi dalla finestra da un'altezza di 4 metri. Le conseguenze furono terribili, anche se non immediate. Infatti, le varie visite mediche a cui fu sottoposta successivamente diagnosticarono con sempre maggiore chiarezza un fatto irreversibile. Fino a 19 anni poté ancora trascinarsi in chiesa, dove sostava volentieri con grande meraviglia della gente. Poi la paralisi andò progredendo sempre di più fino a restare completamente paralizzata. Era il 14 aprile 1925 quando Alessandrina si mise a letto per non rialzarsi più per i restanti 30 anni della sua vita. Risalgono a questo periodo i primi fenomeni mistici. Alessandrina iniziò una vita di grande unione con Gesù per mezzo di Maria. Si offriva a Dio come vittima per i peccatori, insieme a Gesù e secondo le sue intenzioni. Cresceva in lei sempre più l'amore per la sofferenza, a mano che la vocazione di vittima si faceva sentire in maniera sempre più chiara. E mise il voto di fare sempre quello che fosse più perfetto. Amare, soffrire, riparare, fu il programma che le indicò il Signore. Per ordine di Gesù chiese al Santo Padre, per mezzo del suo Padre spirituale, la consacrazione del mondo al cuore immacolato di Maria. Cosa che avvenne il 31 ottobre 1942, grazie a Pio XII, che da cardinale era stato messo al corrente di quella richiesta. Nel 1944 si iscrisse all'Unione dei Cooperatori Salesiani. Pregò e soffrì per la santificazione dei laici che si ispirano a Don Bosco, soprattutto per i giovani. Nel 1950 Alessandrina festeggia il 25° della sua immobilità. Il 7 gennaio 1955 le viene preannunciato che quello sarebbe stato l'anno della sua morte. Il 13 ottobre, anniversario dell'ultima apparizione della Madonna a Fatima, la si sentì esclamare: «Sono felice perché vado in cielo». Alle 19:30 di quel giorno spirò. Questa della beata Alexandrina è una storia che colpisce. Lei a fare un'attività ordinaria di lavoro con la sorella ed un'amica, a un certo punto tre uomini, tre malintenzionati, le vedono e vogliono fare irruzione in questa stanza perché hanno delle brutte intenzioni. Allora lei per fuggire si getta dalla finestra, ma è alta, l'altezza che la separa dal suolo, si ferisce. Tant'è che poi rimarrà completamente paralizzata in seguito a questa caduta a soli 19 anni. Offrirà questa sua privazione, questi suoi dolori per tutte le persone che sono in un certo senso lontane da Dio. E anche noi vogliamo fare adesso questa preghiera. Spesso preghiamo per le vittime degli abusi, per le vittime della violenza. La Beata Alexandrina con tanta forza ci dice: pregate anche per coloro che compiono queste violenze, perché hanno bisogno dell'amore di Dio, perché un atto di violenza è un atto che forse sta gridando tanto il desiderio di Dio o la propria rabbia ricevuta per aver sofferto a propria volta. Allora la Beata Alexandrina ci insegna che anche quando subiamo una sofferenza, i nostri occhi verso chi ci ha fatto soffrire possono essere di misericordia, e quindi ci vuole la nostra preghiera e il nostro abbandono in Dio per riuscire ad avere i suoi occhi, gli occhi di pietà e gli occhi di perdono. Quindi oggi preghiamo per l'intercessione di Santa Alessandrina per tutti i cattivi, diciamo così, per tutte le persone che hanno abusato, hanno commesso violenze, affinché il loro cuore si sciolga,
nel grande amore di Dio e possano recuperare l'amore delle persone che li circondano e recuperare una vita sana. Beata Alexandrina, prega per noi.